pensiero da zero, il discorso del territorio magari lo teniamo in coda, ecco, andiamo a scalare. Ecco, mi sembra che parlare di oggi di larghe intese sia un pochino fuori luogo, però diamo un'occhiata a come potrà rapportarsi il futuro segretario politico, chiunque esso sia, con il futuro del governo Letta. In pratica, cosa accadrà anche in virtù di quello che sarà il riscontro elettorale dell'8 dicembre, cosa accadrà dal 9 dicembre in poi? Cerchiamo però di ordinare un po' la discussione, perché anche quando discutiamo del partito bisogna che cominciamo ad ascoltarci un pochettino di più. Le primarie per le funzioni monocratiche bisogna farle. Abbiamo parlato del fatto che c'è un sindaco non iscritto ed è normale che sia così, ed è giusto che sia così. Il tema è se il segretario di un partito deve essere continuamente essere eletto con primarie aperte. C'è un problema, io lo considero così, del principio di responsabilità o di irresponsabilità. Generalmente per eleggere un segretario si fa un congresso, si discute, le persone sono chiamate e devono avere questa responsabilità civile di discutere insieme e di decidere insieme qual è il tragitto, l'itinerario. L'idea che noi facciamo passare, quella che io chiamo la democrazia del passante, uno si presenta solo quel giorno e forse verrà la prossima volta quando faremo ancora le primarie, io credo che occorra in qualche modo che noi poniamo un interrogativo. Non sto parlando per le primarie delle funzioni burocratiche, ma per la funzione che deve svolgere il segretario di un partito, che viene eletto perché è segretario di un partito, non perché è candidato ad altro. Qui c'è un'ambiguità e capisco che su questa ambiguità si può, come dire, andare a pranzo o a cena, però qui c'è un'ambiguità che noi dobbiamo in qualche modo sciogliere, perché non l'abbiamo sciolta. E continuiamo in qualche modo a stiracchiare le regole, a non costruire le condizioni perché ci sia. Dopodiché il partito si fa l'abuso di aggettivi, aperto, certo, che faccia il referendum, certo, sui diversi temi. Ma noi da quando abbiamo costruito il Partito Democratico abbiamo misurato sulla nostra pelle l'idea dell'apertura, della autosufficienza. Il progetto di Veltroni cade proprio su questo, sull'autosufficienza, perché in un paese come questo che deve sondarsi, se non costruiamo condizioni di coalizione noi non vinciamo, non vinciamo, anche rispetto agli ultimi sondaggi. E attenzione, perché ciò che è successo ieri è avvenuto solo la decadenza, non è uscito fuori scena Berlusconi e tutto il suo movimento. Guai a noi a dire sostanzialmente che adesso la strada è sostanzialmente spianata. E dobbiamo fare un uso responsabile delle parole. Vediamo cosa ci unisce. Ci unisce una cosa: abbiamo di fronte alle condizioni particolari nel quali si è trovato il paese dopo le elezioni non vinte, avevamo due strade: o si ritornava al voto, oppure si verificava sul campo se era possibile costruire o un governo con 5 Stelle, cosa che non è stato possibile, oppure un governo di larghe intese. Quel governo di larghe intese aveva posto a base del proprio programma due elementi fondamentali. Mi viene da sorridere perché c'è una cosa strana in questo mondo, perché abbiamo discusso tutti insieme di questo, poi adesso ognuno può prendere le proprie posizioni, ma abbiamo deciso tutti insieme che quella era la strada perché bisognava affrontare il tema della crisi economica e finanziaria e rispondere ad una questione, riforme istituzionali, e particolarmente perché l'abbiamo giurata agli elettori che non tornavamo più a votare con il porcello. Misurare le parole, e lo dico per chi si appresterà, chiunque esso sia, a governare un partito, significa sostanzialmente sapere che ogni cosa che si dice poi deve essere fatta, e le cose che vengono fatte hanno poi delle conseguenze. Allora bisogna sapere sostanzialmente che dire che non si va più a votare col porcello significa mettere in campo una proposta di riforma elettorale. La proposta di riforma elettorale nel quadro politico attuale
può essere fatta solo se si concorda con le altre forze politiche presenti in Parlamento. Partiamo pure dalla Camera, come qualcuno dice, perché lì abbiamo la maggioranza, poi devi andare nell'altro lato del Parlamento. E qual è? Qui non abbiamo tra l'altro un'opinione uguale fra di noi, qui, qui c'è chi vuole il Mattarello, c'è chi vuole il Mattarello col doppio turno, c'è chi vuole la soluzione francese, c'è chi invece vuole una soluzione tipo quella che c'è in Germania. Non c'è solo fra di noi, ma c'è anche un problema di un confronto con gli altri. Allora, bisogna essere chiari, dire che se non si fa questa cosa, come l'abbiamo in testa noi, è finish. Bisogna sapere che si va alla crisi di governo e si va a votare con il porcetto. E ovviamente poi bisogna prendersi le conseguenze del caso, perché non è che si inventano così le parole a caso. Quindi la mia opinione è che mentre possiamo concordare sul fatto che proprio per le novità che sono intervenute, con la scissione che è intervenuta, non per la forza del Partito Democratico solo, ma soprattutto per l'azione svolta da Letta in questo caso, perché bisogna anche consegnare alla storia anche qualche prendere questo effetto. La tenuta da parte di Letta ha permesso sostanzialmente di costruire le condizioni per una scissione che non è stata una cosa a tavolino, perché come vedete sostanzialmente poi quando avvengono questi processi sono di una gravità enorme. Quei pochi o tanti che erano in piazza ieri gridavano traditori a quegli altri che avevano lasciato, queste cose non si sanno più, bisogna saperlo. Allora, costruire in questa nuova fase pone a noi delle responsabilità maggiori, per dire in sostanza che bisogna cambiare passo sulla crisi economica e finanziaria e bisogna cambiare passo rispetto alle riforme istituzionali. E dobbiamo essere capaci e in grado, bravi, di utilizzare questa nuova forza che abbiamo per costruire queste condizioni. Non bastano le battute, non bastano, perché verrebbe a tutti noi dire anche non mi piace anche questo governo di largo strette intese, vorrei qualcos'altro, vorrei forzare la mano, vorrei costruire le condizioni, poi devi fare i conti con la realtà, perché la politica è fare i conti con la realtà, se no si rischia di illudere le persone. È possibile cambiare? Sì, è possibile cambiare, bisogna agire con molta intelligenza, perché la risposta, guardate, che ho sentito anche in queste ultime ore, siccome adesso quelli là si sono scissi e non avranno voglia di andare subito al voto, perché di fronte al voto c'è il rischio sostanzialmente che Alfano e i soci in qualche modo hanno un responso elettorale di un certo tipo, allora è venuto il momento per noi per stringere l'assedio. La risposta è venuta da Alfano stesso, cioè i nostri 30 voti che abbiamo servono per mantenere il governo, ma possono servire anche per cacciare il governo. Basta sapere, bisogna sapere qual è la strada che noi intendiamo. Nel momento in cui si costruiscono queste condizioni perché venga meno il progetto che era alla base del governo di larga intesa, cioè, ripeto, affrontare la crisi economica e finanziaria e riforme istituzionali, bisogna sapere che allora se si va al voto, si va al voto con il porcellum e con tutti i rischi connessi al porcellum. Io farei molta attenzione, perché con le situazioni particolari che ci sono, non so se riusciremo poi a parlare un pochettino di più di Europa, ma noi abbiamo due destre davanti con le quali dovremo fare i conti nei prossimi mesi. La destra dell'austerità e la destra populista. E mettere in campo un progetto da parte nostra che riesca a risalire la china e rispondere a queste due destre non è semplice. Non è semplice. Bisogna mettere in campo un progetto che sia convincente e conveniente ai cittadini italiani. Questa cosa io francamente ancora non l'ho vista, non l'ho vista. Perché comprendiamoci anche qui, eterna, ce lo chiede l'Europa. Non dobbiamo dire ce lo chiede l'Europa, dobbiamo andare all'Europa e dire noi cosa vogliamo dall'Europa. Già, cosa chiediamo? Semplicemente il superamento del 3%. Ma il tema dell'Europa è un pochino più complesso, guardate, ma molto più complesso.
dobbiamo solo comprendere se mettiamo in campo un progetto di cessione consapevole e non inconsapevole di sovranità, oppure se ci dividiamo nella dimensione nazionale. La sfida è questa. La sfida è questa. E la mia preoccupazione è che nelle prossime elezioni europee si scaricheranno tutte le frustrazioni che ci sono in giro di queste due destre. E troveremo qui in Italia due destre, anche qui, due soggetti che scaricheranno queste contraddizioni. Grillo per un verso, Berlusconi per l'altro. E noi cosa facciamo? Perché se devono gridare più forte rispetto alla Merkel, sicuramente gridano più forte di noi. Noi dobbiamo essere in grado di quelli che dicono che bisogna cambiare passo in Europa, ma nello stesso tempo mettere in campo una cosa che è quello di l'edificio lo tieni in piedi, o cerca di tenerlo in piedi rinnovandolo. Perché è più semplice distruggere una cosa con 140 caratteri di qui, che invece costruire una piattaforma che sia convincente verso gli elettori. Questa è, io penso, per questo dico, indipendentemente da quello che succederà il giorno 8, che ci sia un'idea di assunzione di responsabilità e si passi dal fatto che se fossi io farei, al fatto che probabilmente lì qualcuno ci sarà e dovrà fare, e sapere che ogni azione che mettiamo in campo ha delle conseguenze logiche, che noi dovremmo essere in grado di governare. Io ovviamente mi auguro che il gruppo dirigente che verrà, se tale sarà, sia in grado di cogliere questi aspetti che considero decisivi. Però anche qui ci sta l'essenza e in qualche modo anche qualche elemento di distinzione, perché permettetemi in questo caso un po', ho sentito delle cose, questa è una sinistra che ha perso, ma su quel carro lì ci sono tanti che hanno perso, tanti. Posso fare nomi e cognomi? Nomi e cognomi. Non è perché si cambia carro, si diventa vincenti e basta. Perché sennò è tutto semplice. Allora vorrei davvero che ci fosse un minimo di responsabilità. Perché siccome il tema è come riusciamo a governare insieme, certo, ognuno con le proprie responsabilità, chi vince e chi non vince, ma dobbiamo governare insieme questo passaggio di transizione, è bene che questo concetto della responsabilità sia sempre presente in tutti. Grazie, penso che sia il tema della responsabilità sia sicuramente un tema fondamentale per tutta la società in questo momento. Insomma, noi viviamo, se leggiamo il telegiornale, sentiamo il telegiornale, anche stasera ci rendiamo conto di come non solo la politica, ma come gran parte della società civile ci stia abituando, sarà per la crisi, non sarà per la crisi, ma ogni degenerazione, insomma, dal punto di vista delle truffe e di via. Insomma, dire, c'è una società che deve cambiare il modo di rapportarsi, c'è necessità di una nuova convivenza, una nuova comunità civile, e su questo ci vuole un nuovo senso di responsabilità. Bisogna creare il senso di una nuova visione di bene comune, chiamiamola così. La crisi ci sta respingendo inevitabilmente verso una chiusura sul bene individuale, quindi sul bene individuale, quindi l'impossibilità di vedere una società nella sua complessità. E questo porta alla frammentazione, spesso all'abbandono, a sentirsi soli, a una società che non è. E la politica non è in grado di dare da questo punto di vista una speranza oggi come oggi. Allora, il PD, almeno vi dico come lo vedo io, come lo vediamo in gran parte di noi, non dico solo il PD, penso che sia il partito che deve darvi dare una speranza di una convivenza più civile, di una convivenza più serena, una convivenza in grado di dare un futuro meno fosco agli italiani, che gli dica guarda, non, se pensiamo tutti un po' più insieme, forse ce la facciamo uscire dalla crisi. Questo vale anche per l'Europa. Cioè, se agli stati diciamo insieme, forse, Merkel compresa, se pensiamo un po' più insieme alla nostra comunità europea, forse tutti insieme ce la facciamo uscire dalla crisi. Allora, quali sono i temi che
io vorrei a questo governo, beh, io sono stato un grande sostenitore, lo sanno tutti, ci conosciamo, ne abbiamo parlato, del governo delle larghe intese, penso che io non ci fosse assolutamente alternativa, l'ho sostenuto rispetto a chi in quel momento invece diceva che bisognava ritornare subito al voto, anche dentro il PD, no? C'è stato questo dibattito, io sono stato un sostenitore, non si poteva in quel momento ritrarci da una responsabilità, pur sapendo che ci metteravamo nelle mani di una situazione instabile, di Berlusconi che non ha mai smesso di essere se stesso, di un partito debole come Forza Italia in fase di scissione, così come poi puntualmente si è verificato, e di un Berlusconi che adesso incalzato anche dalla giustizia, giustamente sceglie la strada di mettersi all'opposizione, di martellare questo governo lasciando un manipolo di persone a sostenere questo governo, e saranno, io penso che Alfano eccetera avranno grosse difficoltà. Oggi già questa dichiarazione di Alfano dice guarda che ci siamo, ecco, questo è il segno, no, di quella dichiarazione di Alfano, cioè non è che sosteniamo in modo critico il governo, quindi comincerà a cadere. Allora il senso è, dopo l'8, cosa chiediamo a questo governo per andare avanti, per arrivare al 2015 e superare il semestre europeo? Allora, una cosa interna istituzionale, grandi riforme istituzionali, non lo so, ma almeno la legge elettorale sì. Almeno la legge elettorale sì, questa penso che sia una delle cose più desiderate fra tutte le riforme istituzionali. Io non penso che gli italiani diventino matti per dimezzare il numero dei parlamentari, perché il Senato federale non sa neanche che cos'è, a malapena sanno che esiste il bicameralismo e tutte queste cose qua. Ma sicuramente capiscono che questa legge elettorale è una legge elettorale ingiusta e che quindi va riformata. E che se, come proponiamo noi, si va verso un'elezione tipo quella dell'elezione dei presidenti di provincia dei sindaci, cioè un doppio turno, che dia sicuramente una governabilità, ma dia allo stesso tempo anche ai cittadini la capacità di decidere i propri parlamentari, in qualche modo penso che sia una cosa già discussa e condivisa all'interno del PD e noi che noi possiamo proporre in questo momento. Questo penso che sia una proposta da fatta subito con coraggio. Troppe volte ho visto il partito timido in Parlamento rispetto a questa, il Parlamento italiano rispetto a questa proposta, un gioco delle parti, non so come dirlo. Ecco, bisogna essere chiari, o in questa cosa la portiamo avanti fino alla morte, o altrimenti bisogna svelare gli arcani, voglio dire, di chi non vuole davvero cambiare la legge elettorale, magari in primis i partiti 5 Stelle, no? Perché cioè, a Grillo farà comodo questa legge elettorale, suppongo, no? Non è un mistero per nessuno, diciamolo con chiarezza. E poi chiediamo un'attenzione maggiore all'autonomia locale. Il patto di stabilità deve essere cambiato, secondo me che non si possa andare avanti così. Anche questa legge di stabilità, ancora una volta, colpisce alla fine le amministrazioni comunali. E le province, vabbè, oramai si sono dimenticati tutti, pare che siamo addirittura esclusi dall'alleggerimento del patto di stabilità, un miliardo, quindi l'unica cosa che mi differenzia dal pensiero renziano, insomma, se posso dire, insomma. Però voglio dire, c'è necessità sicuramente di un'attenzione maggiore agli enti locali, di quella che ci ha messo il partito in questi ultimi anni, anche perché noi abbiamo sempre avuto la cultura, anche la nostra cultura fondata, la cultura del PD è sempre un'attenzione, perché sappiamo che attraverso la cultura dell'ente locale parte anche lo sviluppo, ci sono investimenti. Se può partire un po' di ricrescita, parte dagli investimenti che gli enti locali fanno sul territorio. 2 milioni di euro che investe il comune di Sannazzaro, moltiplicati per i 100.000 comuni che possono spendere, che poi sono di più, in Italia, sono, voglio dire, 18.000 comuni che sono in Italia, beh, questo significa mettere in moto un patrimonio enorme, e taccio delle province, delle altre cose, quindi sicuramente bisogna lavora sugli enti locali di più, sul lavoro, sulla riorganizzazione della spesa centrale. Perché ci si è bloccati sul federalismo, quello che era chiamato federalismo fiscale, cioè sui cosiddetti costi standard, che finalmente riequilibravano la spesa del nord con quella del sud, e mi riferisco soprattutto alla sanità. Ma vogliamo sto... Io non vogliamo chiamarlo federalismo sanitario, chiamiamolo analisi dei costi, revisione dei costi. Ma insomma, non basta con i tagli lineari, che interessano gli ospedali efficienti e anche quelli inefficienti, con il rischio che tutti ve ne vengano danneggiati, soprattutto magari quelli che vengono in questo momento assistiti agli ospedali migliori.
È sbagliata. Riprendiamo in mano questa cosa giusta che era stata fatta, ad esempio, del federalismo del sanitario, del federalismo degli enti locali, dei costi standard, insomma. Questo è un meccanismo di giustizia che premia gli enti virtuosi e chiaramente penalizza chi ha speso male. E qui non c'è nessun problema fra nord e sud, però c'è chi ha speso male e c'è chi ha speso bene. Ci sono stati investimenti positivi, debiti fatti dalle pubbliche amministrazioni positivi che hanno fatto crescere il nostro paese, e debiti e spese fatte invece malamente, improprie, che hanno creato solo clientelismo. E questa differenza qua bisogna rimarcarla con forza nel paese. Se facciamo che tutte le buche sono grigie, al crepuscolo non va più bene. Questa è una delle grandi rivoluzioni che hanno fatto subito, insomma, contro la semplificazione della burocrazia. Perché io non voglio andare oltre, mi sono già trattenuto troppo, però in Europa cosa dobbiamo fare? Tre cose. Non una semplificazione, ridiscutiamo queste regole dell'euro, però. Ridiscutiamo le regole del patto di stabilità. Possiamo sederci al tavolo e ridiscuterle. Facciamo sta banca centrale europea vera, facciamo l'Eurobond. Cioè, queste sono le quattro cose che rafforzano l'Europa, così la stiamo distruggendo. Ma noi possiamo immaginarci che possa succedere un'altra cosa come è successo in Grecia. E stiamo a guardare. Ma questo non è possibile, non è possibile. Ecco, questa è l'Europa che noi vogliamo. Più Europa, ma più Europa vera, insomma, altrimenti veramente rischiamo anche qui la frammentazione, il prevalere di una politica, di una cultura liberale, mercatista, che chiaramente non premia la solidarietà, non premia l'unità dei popoli, ma premia la frammentazione, il profitto e la grande finanza internazionale, che è esattamente quello che è successo e che sta succedendo tuttora. Allora, dunque, cosa succede dopo l'8, il 9? Vi dico quello che è il mio sogno e quello che è il programma di Civati per, diciamo, come ci va, come vorremmo l'Italia, ecco. Lo dico, se possiamo farlo o no. Allora, noi abbiamo scritto nel programma che vorremmo una semplificazione del quadro politico istituzionale a tutti i livelli, quindi una semplificazione del nostro Parlamento con la trasformazione del Senato in un Senato delle Regioni, quindi con una funzione semplicemente consultive, riduzione dei senatori a un centinaio circa, che siano i presidenti delle Regioni e i rappresentanti dei comuni più grandi, delle province più grandi, insomma rappresentanti dei comuni, visto che le province non dovrebbero esserci più, quello che noi vorremmo. Riduzione del numero dei parlamentari della Camera, poi con una riduzione anche degli stipendi, perché è vero che è molto demagogica questa storia di quello che prendono i parlamentari, eccetera, è vero, è anche demagogia, è populismo, tutto quello che volete, però i tempi sono quelli che sono, la crisi è grande, tanti italiani fanno fatica a arrivare alla fine del mese, quindi è giusto anche chiedere un sacrificio, anche se magari un po' populistico, però insomma. Voglio dire, certo non sono i 15.000, i 20.000, i 30.000 euro che può prendere un parlamentare, eccetera, che influiscono sul bilancio statale, però quando tutti tirano la cinghia è giusto che anche i nostri rappresentanti facciano altrettanto. Poi vorremmo una nuova legge elettorale, uninominale a doppio turno, quindi maggioritario ovviamente. Vorremmo che un rilancio dell'economia attraverso due leve, diciamo, essenzialmente, quindi ambiente, quindi nuove tecnologie applicate all'ambiente. Abbiamo anche un territorio disastrato. Io non so, ma fino a 20 anni fa non mi sembrava che ogni 2 per 3 ci fosse un'alluvione, un terremoto, uno svuotamento. Noi abbiamo un territorio che è completamente abbandonato da anni a se stesso e questo ci costa tanti soldi, ci costa 5 miliardi all'anno in media di costi per ripristinare i danni che derivano da alluvioni, da svuotamenti, cioè 5 miliardi. Perché noi operiamo in base alle emergenze,
c'è l'emergenza, lo smottamento, la frana e mettiamo lì i soldi. Facciamo un lavoro di recupero del territorio serio. Investiamo i soldi dando lavoro alle cooperative, impiegando tanti giovani. Questo è un modo per rilanciare anche l'economia, ci sarebbero tanti posti di lavoro, tanti giovani che potrebbero andare a lavorare in questo settore. Riqualifichiamo anche l'urbanistica, fra l'altro. Noi abbiamo una legge quadro dell'urbanistica che risale al 1942, durante ancora la prima guerra mondiale. Avremo bisogno anche di un una nuova legge quadro per ripensare non tanto a quanto costruire ancora, perché qui c'è una cementificazione pazzesca, si consuma un sacco di suolo agricolo e che viene tolto appunto all'agricoltura, altre attività ambientali. Ripensiamo a come ripristinare le nostre città, a come ripristinare quello che è stato costruito, non a norma, eccetera. Anche qui ci sono tanti posti di lavoro che potrebbero essere impiegati. Quindi una riqualificazione del territorio e anche urbanistico. Ci vuole una riorganizzazione del mercato del lavoro. Ci sono più di 2000 norme che regolano il mercato del lavoro. Cioè, un imprenditore che deve intervenire in mezzo a nessuna impresa. Cioè, diventa matto, diventa una cosa pazzesca. Qui c'è un lavoro da fare profondo, una rivoluzione. L'Italia in questa crisi non esce da questa crisi con piccoli interventi, così, con piccoli ritocchi. Qui ci vuole una riformazione dello Stato, una rivoluzione dello Stato. Bisogna cambiare profondamente questo. La burocrazia deve essere eliminata, deve essere smaltita. Abbiamo un sacco di uffici che fanno le stesse funzioni, un sacco di gente che pubblico impiego che sta in ufficio a girare il pollice perché non fa niente tutto il giorno, ma non perché non vuole lavorare, perché magari la propria funzione viene fatta dall'ufficio di fianco. Cioè ci vuole una riorganizzazione di tutto l'apparato burocratico, con uno smaltimento, la computerizzazione, una riforma della giustizia che non si è mai potuta fare in Italia, non si è mai potuta fare perché c'è Berlusconi e non abbiamo potuto mettere mano alla giustizia, perché con Berlusconi come fatevi a fare una riforma giusta con Berlusconi lì quindi è stato impossibile, ma la giustizia va riformata, i processi durano 20 anni, non è possibile che un processo duri 20 anni. Un processo civile in media dura 10 anni. Se uno di noi rubano una gallina e va in tribunale e trovano il ladro, fra l'altro, e poi il ladro non lo trova, se lo trova, passa 7 anni in tribunale per avere, dietro quello che viene. Quindi c'è da fare un lavoro profondo su tutta l'Italia, una rivoluzione vera e propria. Ecco, questo è quello che bisognerebbe fare. Ora, questo è il sogno. No, questo è solo. Cosa succede al 9? Queste sono le cose che secondo noi andrebbero fatte. Cosa abbiamo? La situazione qual è? E qui è un governo Letta, abbiamo un governo Letta, un governo delle larghe intese. Noi siamo convinti che un governo Letta, che per quanto si impegni sulla brava persona, eccetera, siamo convinti che abbia la forza per portare avanti una rivoluzione simile, una modifica simile dell'Italia che ci porti fuori dalla crisi? No, noi siamo convinti che non ci siano le condizioni per fare dei cambiamenti così sostanziali nel nostro paese. Siamo convinti che questo governo non ha la forza, non in quanto Letta non è capace, no, assolutamente, ma perché è appoggiato da forze che non hanno la volontà di fare questo cambiamento. Perché è vero che Berlusconi è uscito, adesso ci sarà probabilmente la formalizzazione della crisi di governo, quello che vuoi, il nuovo centrodestra con i suoi 30 senatori appoggia questo governo, va bene, ma pensiamo che Alfano si comporterà in modo diverso da come si è comportato Berlusconi sinora? Pensiamo che Alfano sarà un alleato sincero, un alleato solidale, un alleato che lo appoggia veramente? No, non sarà così. Alfano si comporterà esattamente come si è comportato Berlusconi. Un giorno approva, un giorno disapprova. Un elastico in continuazione che ti fa andare avanti un passo e ti porta indietro il giorno dopo di 2 passi.
Quindi non abbiamo, non ci sono le condizioni perché un governo affronti la crisi in modo forte come deve essere fatto per uscire dalla crisi. Per questo che noi siamo contrari a questo governo delle larghe intese. Ci dispiace, ma queste cose non funzionano. Ma l'abbiamo visto nei 6 mesi passati e l'abbiamo visto prima un anno con il governo Monti, ma il governo Monti era la stessa cosa, ragazzi. Chiamava in un modo diverso, il governo tecnico, ma era appoggiato da PD e PDL. E che cosa è successo? Cosa è fatto? È partito, diciamo, facendo quello che poteva Monti, non era, anche lui era una persona molto preparata, tutto quello che volete, ha cercato di fare quello che poteva, ha ristabilito un po' i conti, ha ristabilito un pochino i conti, ci ha fatto recuperare a livello europeo un po' di immagine, a livello mondiale un po' di immagine. Certo, passare da Monti a Berlusconi, da Berlusconi a Monti è stato come passare da c'è un perdito di paragone perché sono molto offensivi, insomma. Abbiamo recuperato immagine a livello internazionale, ma poi si è visto che anche lui ha dovuto cedere le armi e la maggioranza che lo sosteneva era la stessa. Chiamiamo il governo tecnico, ma o il governo di larghe intese, ma la situazione era la stessa. In Germania si fa adesso la grande coalizione, un governo di larghe intese, ma la Merkel ci ha messo 2 mesi a contattare. Le elezioni si sono fatte più di 3 mesi fa. Sono più di 2 mesi che sta contattando con i socialdemocratici tedeschi, punto per punto sul programma di governo, punto per punto, 2 mesi ci hanno messo. Certo che la funziona la grande coalizione, funziona perché l'hanno fatta in un modo diverso, la fanno sempre in un modo diverso. L'altra volta il Partito Socialdemocratico Tedesco ha fatto una, prima di accettare, una volta che era stata spiegata tutti i punti, eccetera, eccetera, prima di accettare di entrare nel governo, ha fatto un referendum tra i suoi iscritti, per avere l'appoggio dei suoi iscritti, se doveva accettare poi questa alleanza con la sede della Merkel. Da noi un referendum tra gli iscritti del PD per sapere se dobbiamo fare le larghe intese, ce lo sogniamo. Ce lo siamo sognato già, va bene, questa era una cosa che bisognava fare. Un po' di consultazione per tornare al discorso di prima, va bene, di Partito Democratico. Vediamo che sia veramente democratico, miglioriamo la democrazia all'interno dei partiti. Quindi non diciamo in sintesi, no, sintesi, scusate, non sono stata tanto sintetica, ma queste cose mi fanno molto arrabbiare. Noi diciamo no, Civati, lo sapete, non ha votato la fiducia, si è astenuto. Questo governo è stato rimproverato, molto spesso è stato rimproverato perché si dice ci deve essere la maggioranza prende una decisione e la decisione della maggioranza deve essere rispettata. Intanto la maggioranza prende la decisione dopo una discussione approfondita e qui non c'è stata una discussione approfondita né all'interno del PD né all'interno della società italiana. Nel giro di una settimana si è passati dal disastro Prodi alle elezioni di Napolitano, che ci ha portato brevemente, in breve pochi tempi, senza nessun tipo di consultazione, alla formazione di questo governo di Letta, delle varie intese. Non c'è stata consultazione interna, quindi Civati ha preso una posizione netta, è stato l'unico, uno dei pochi, ad assumersi la responsabilità di rappresentare tanti di noi iscritti al PD. Tanti di noi, che ve lo dico sinceramente, se ne sarebbero andati immediatamente da questo partito e tanti se ne sono andati comunque perché abbiamo visto le tessere bruciate in piazza, le abbiamo viste. E comunque Civati ci ha rappresentato e ci ha permesso di rimanere qui, di questo partito, orgogliosi di essere in questo partito e sperando anche di riuscire a aiutare a cambiare questo partito, portarlo su una strada diciamo più in sinistra, perché noi vogliamo essere, noi siamo la nuova sinistra, non abbiamo dietro il vecchio apparato del partito, non abbiamo dietro il D'Alema, non abbiamo dietro i Bersani e dall'altra parte non abbiamo dietro i Franceschini, non abbiamo dietro i Veltroni. Dietro di noi il nostro slogan è dietro di noi nessuno, tanti davanti. Tanti iscritti, tanti militanti come me, io non sono né deputato, non sono niente, sono iscritto al partito da 2 anni, sono una semplice militante che va ai banchetti e quando può do una mano. Quindi sono normalissima, io dovrei essere seduta lì da voi, non dovrei essere seduta qui, va bene?
però ci sto volentieri perché porto avanti una linea che mi permette di dire io rimango nel Partito Democratico, io sono qua e voglio lavorare insieme a Cigati, insieme a tanti altri come me, per portare il partito su una strada diversa. Non abbiamo avuto, abbiamo preso il 10% circa, può essere considerato da qualcuno poco, si parla già di voto utile, ma il 10% senza dietro nessuno è tanto, vi assicuro, perché l'abbiamo preso andando in giro noi, con i nostri piedi, le nostre gambe, parlando con voi, iscritti, tutti i piccoli circoli. Certo, non siamo riusciti ad arrivare dappertutto perché siamo tantissimi, però le abbiamo preso così, senza correnti dietro, senza gente che arriva coi voti. Io mi piacciono molto gli altri due, diciamo così, candidati segretari. Mi piace Cooper, certamente. Mi domando se lui pensa che i voti che ha raccolto sono suoi. Quando fino a un anno fa, sinceramente, io sono mi interesso molto di politica, seguo tutte le trasmissioni, seguo la vita del partito, ma fino a un anno fa non sapevo neanche che esistesse Cooper. Quindi è una cosa anche strana questa. Mi fa piacere perché sia venuto fuori una nuova leva. C'è la mia età, non è giovanissimo anche lui, anche se si presenta come nuovo, però bene. Mi chiedo solo se pensi che i suoi voti che ha ricevuto siano proprio suoi, perché se li meritati, perché se li guadagnati, perché è andato in giro con i piedi, con le gambe, come facciamo tutti, oppure se ti vengono da qualcuno dietro le spalle che ti porta i voti. A me comunque mi fa piacere, penso che sia una brava persona, penso che sia una bravissima persona, un po' così. Quando parlo mi ricorda Bertinotti, c'è proprio una emotion e così. E mi piace molto Renzi anche perché è giovane, è preparato, è un buon sindaco nel suo posto, quindi lavora bene, anche lui sul suo carro sono seguiti in tanti, quindi bene così, quindi fa piacere. Siamo tutti vogliamo cambiare il partito, vogliamo portarlo avanti. Speriamo che ci si riesca tutti insieme poi alla fine.